Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca giudiziaria, è stata sufficiente la giornata di ieri per completare l'esame dei quattro super esperti che su incarico del giudice hanno realizzato la perizia sul caso Rigopiano. Sottolineate carenze e responsabilità, ma su uno dei nodi principali, relativo all'eventuale correlazione tra sisma e valanga, le conclusioni degli esperti forniscono un assist alle difese. I dettagli nel servizio di Stefano Buda. Fanno segnare un punto in favore delle difese le argomentazioni sulla relazione tra sisma e valanga, espresse ieri in aula dai quattro super esperti del Politecnico di Milano che hanno redatto su incarico del GUP Gianluca Sarandrea la perizia sulle cause del disastro dell'hotel Rigopiano e sulle eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti. Il confronto con gli esperti Daniele Bocchiola, Giovanni Menduni, Claudio Di Prisco e Marco Di Prisco ha richiesto meno tempo del previsto. Il giudice aveva programmato tre udienze consecutive che si sarebbero dovute tenere anche oggi e domani ed invece è stata sufficiente la sola giornata di ieri. Di conseguenza Sarandrea ha rinviato al 23 novembre per l'inizio della discussione che sarà aperta dalla requisitoria dell'accusa. Si andrà avanti il 24 e 25 novembre con le arringhe delle difese e delle parti civili che proseguiranno anche dal 14 al 16 dicembre. A questo punto però, se da un lato i familiari delle vittime tirano un sospiro di sollievo dal momento che dopo 15 rinvii si entra finalmente nel vivo, dall'altro cresce l'apprensione per gli effetti che potrebbero produrre le valutazioni relative all'incidenza del sisma sulla valanga. Gli esperti, sollecitati dai PM Benigni e Papalia, hanno infatti spiegato che le scosse possono produrre effetti fino a 100 km di distanza, sono in grado di generare accumuli di tensione anche a distanza di un paio d'ore e anche se nella maggior parte dei casi gli stacchi di valanghe avvengono in simultanea con le scosse, non è possibile escludere che a Rigopiano ci sia stato un effetto sisma. Conclusioni che fanno pendere l'ago della bilancia in favore delle difese, che si battono attraverso i propri consulenti per affermare l'esistenza di una correlazione tra terremoto e valanga, sempre negata dai consulenti della Procura. D'altronde, essendo il sisma un evento imprevedibile, se fosse stabilita una correlazione con la valanga, anche quest'ultima andrebbe considerata tale. E il fatto che tale correlazione non sia stata riconosciuta, ma neanche esclusa dagli esperti, spiana la strada al principio giuridico del ragionevole dubbio, che potrebbe giungere in soccorso di buona parte degli imputati. D'altro canto, però, permangono ed anzi forse si aggravano le responsabilità dei soggetti che avevano competenza sulla viabilità e anche sulla presenza stessa del resort ai piedi del canalone. I periti hanno infatti chiarito che la struttura si trovava in un'area a forte rischio, da considerare zona blu se non rossa, e hanno aggiunto che l'esercizio dell'hotel doveva essere legato al fatto che la strada che conduceva al resort fosse sgombera dalla neve. Inoltre, gli esperti del Politecnico hanno sottolineato che al di là dell'indisponibilità della turbina della provincia si sarebbe dovuto comunque intervenire per liberare la strada, chiedendo aiuto ad altri ed in particolare all'ANAS. È stata rinviata al 9 febbraio a causa di un difetto di notifica la prima udienza del processo sulla maxi intossicazione alimentare che nel 2018 a Pescara colpì oltre 200 bambini delle scuole, molti dei quali finirono in ospedale. Sulla base di quanto accertato dagli inquirenti, la maxi intossicazione sarebbe dovuta ad un particolare batterio, il Campylobacter, contenuto nelle caciotte somministrate ai bambini nelle mense degli istituti. Il processo si sarebbe dovuto aprire oggi. Sul banco degli imputati quattro rappresentanti della Cirfood, società che si aggiudicò la gestione delle mense grazie ad un appalto da 17 milioni di euro per 5 anni, insieme ai due titolari del caseificio Savini di Vicoli e ai due titolari del caseificio Leone di Sulmona. Non si procede per il reato più grave, che era originariamente quello di lesioni personali, in quanto tutte le famiglie dei bambini sono state risarcite e hanno ritirato le querele. Gli imputati sono però chiamati a rispondere a vario titolo dei reati di frode nelle pubbliche forniture e di commercio di
di sostanze alimentari nocive. L'unica parte civile rimasta nel processo è il comune di Pescara, che ha chiamato in causa in qualità di responsabile civile la società Cir Food. Ancora cronaca, un uomo è morto in località Rota Cesta di Loreto a Protino, in provincia di Pescara, mentre stava lavorando su un terreno agricolo di proprietà. Secondo le prime informazioni, un 73enne si è ribaltato con il trattore, finendo schiacciato sotto il mezzo e morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Loreto a Protino, che stanno ricostruendo l'accaduto. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale nell'ambito del vertice annuale sul localismo organizzato dal gruppo dei conservatori e riformisti europei. È stata sottoscritta dal presidente della regione Abruzzo la dichiarazione politica tra i leader europei del gruppo ECR, la dichiarazione che avrà validità fino al 31 dicembre 2027 allo scopo di rafforzare le relazioni bilaterali per risolvere le sfide che le accomunano in Europa. Intanto sono molto orgoglioso di aver restituito all'Aquila e all'Abruzzo una centralità nelle politiche europee e internazionali. Oggi abbiamo decine e decine di ospiti che governano regioni, province e città in tutta Europa, oltre che in gran parte dell'Italia, e quindi restituiamo una centralità politica, strategica al nostro territorio. Questa dichiarazione dell'Aquila l'abbiamo voluta sottoscrivere e proporre ai nostri amici e colleghi per aumentare la cooperazione tra regioni e città che sono governate da tutti i partiti e gruppi appartenenti alla grande famiglia della politica europea dei conservatori e riformisti europei, che ho l'onore di presiedere nel Comitato Europeo delle Regioni, per scambiare tra di noi le esperienze, le migliori pratiche. Ognuno ha, diciamo, le sue specialità, le sue specializzazioni, le sue attività, conoscerle, integrare, mettere a fattor comune queste esperienze può migliorare il livello dei servizi e delle politiche offerte ai cittadini nei nostri territori. Può servire questa dichiarazione a creare quella rete di relazioni anche per rispondere ai bandi dell'Unione Europea in maniera più efficace, più forte, più coordinata, creando partnership con altri territori. E quindi io credo che sia un momento importante di crescita, di cooperazione, di sviluppo e di scambio di esperienze comuni, e io ringrazio il gruppo dei conservatori europei che ha accettato un anno fa la mia proposta, la mia richiesta di venire qui a parlare all'Aquila, concentrandoci su due temi fondamentali sui quali l'Europa purtroppo fino ad oggi ha dato poche risposte, che è quello della risposta alle calamità naturali e della risposta al tema dello spopolamento delle aree interne. Restiamo in tema di Regione Abruzzo, perché ieri è tornata a riunirsi la commissione di inchiesta sull'emergenza idrica. In audizione sono state accolte le richieste di ACA, che ha inoltre portato alla luce criticità sul comune di Chieti. Anche nelle strutture pubbliche possono esserci allacci idrici abusivi, come riscontrato nel comune di Chieti. Tra queste ci sarebbero anche il palatricale e la piscina comunale. È una delle criticità emerse nel corso della seduta della commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica in Abruzzo, durante la quale è stata audita ACA, la società di gestione che si occupa della provincia di Pescara, di parte di quella teramana e parte di quella di Chieti, capoluogo compreso. La società ha invitato più volte il comune a mettersi in regola, ma nessuna risposta sarebbe arrivata. Questo impedirebbe inoltre l'installazione dei contatori necessari per avere piena contezza delle perdite economiche sofferte fino ad oggi da ACA. È una notizia francamente sconvolgente. Come commissione ci faremo carico anche di questo, di fare chiarezza sulla questione delle 134 utenze abusive e anche di risolvere. Le utenze abusive avrebbero inciso dunque sul dato allarmante delle perdite idriche stimate dall'Istat al 70% e che vedevano Chieti maglia nera in Italia. Le perdite fisiche si attesterebbero a circa il 50%. Inoltre, tra gli argomenti toccati, quello del caro energia. Quello che lamenta la presidente Brandelli è che non si sia proceduto ancora alla realizzazione di una centrale unica di committenza, una centrale unica di acquisto che permetta di abbattere i costi e quindi di abbattere anche i costi poi in tariffa per le utenze. ACA si trova oggi ad un passo dalla conclusione del concordato, un passaggio necessario per consentire, a detta del presidente Giovanna Brandelli, nuove assunzioni di personale necessarie a migliorare il servizio per i cittadini. Nel corso dell'audizione anche la richiesta di un coordinamento più determinato ed efficiente da parte di ERSI, l'ente regionale preposto al servizio idrico. Nella prossima seduta di commissione saranno ascoltate SACA e SASI.
Ora a Pescara, dove il Comune ha presentato il nuovo progetto antidegrado urbano che si articola all'interno del PUC, 12 percettori di reddito di cittadinanza lavoreranno per tenere pulita la città. Paolo Renzetti. A Pescara 2.590 nuclei familiari percepiscono il reddito di cittadinanza. I percettori collaborano da tempo con l'amministrazione comunale in lavori che riguardano soprattutto il decoro urbano. E in questo ambito 12 giovani percettori da qualche giorno sono al lavoro in alcuni quadrilateri del centro cittadino per collaborare alla pulizia di strade e marciapiedi. Il progetto nelle prossime ore, come ha spiegato l'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio, verrà ampliato ed esteso anche ai quartieri periferici. Questo è un servizio innovativo, altrettanto innovativo nel senso che per la prima volta andiamo anche ad intervenire con, in questo momento abbiamo 255 percettori di reddito di cittadinanza che svolgono servizi in favore del Comune di Pescara. In questo contesto abbiamo preso le aree centrali della nostra città, l'abbiamo diviso in quadrilatero, quindi in quattro zone. Ogni zona ci avrà due PUC, come li chiamiamo noi, che svolgeranno questo servizio di pulizia ed antidegrado. Significa sia intervenire in questo contesto pulendo per esempio la strada e sia pulendo le panchine, anche intervenendo sulla rimozione delle defezioni canine ad esempio, e dall'altra parte invece avremo anche un controllo, una verifica, quindi andranno a verificare e comunicare le attività preposte qualora dovessero riscontrare che ci sono stati degli atti che possono aver cagionato in questo caso un'attività di degrado nei confronti del comune. È un servizio che, come precisato, non va a sostituire l'attività di pulizia che il Comune fa all'interno delle zone, ma un'attività di supporto e di miglioramento. Abbiamo prima fatto verificare un video dove per esempio veniva raccolta una bottiglia che era completamente nascosta sotto un'aiuola, quindi è soprattutto un'attività con la quale noi andiamo a migliorare sensibilmente l'attività di pulizia nelle zone centrali della nostra città. Questo servizio è già partito da qualche giorno, abbiamo anche voluto riscontrarlo perché poi si tratta, come dicevo prima, delle attività che prima non si svolge, bisogna anche capire come funzionano, se funzionano. E devo dire che anche gli input che vediamo ai cittadini sono estremamente positivi, ci stanno chiedendo di integrare questo servizio anche al di fuori, in altre aree della nostra zona, altre aree della nostra città. Calcolate che noi in questo momento utilizziamo 250 percettori di cittadinanza e sono veramente tanti. La volontà però della questa amministrazione è di non fermarci e da qui alle prossime settimane annunceremo altri servizi che stanno nascendo proprio in questi giorni. Partiranno a dicembre i lavori di riqualificazione dei campi nel quartiere San Martino a Chieti, 130.000 euro il finanziamento ottenuto dalla Regione Abruzzo. I dettagli nel servizio. Il quartiere San Martino di Chieti avrà presto il suo nuovo volto. Lo hanno annunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa i vertici del comune. Un finanziamento intercettato grazie ad una filiera che ha visto all'opera la consigliera regionale Barbara Stella, promotrice dell'emendamento. 130.000 euro, ovviamente l'obiettivo è quello di ripristinare delle condizioni ottimali in questa struttura, che poi sarà ovviamente anche oggetto, non lo escludiamo, di eventuali procedure ad evidenza pubblica per la gestione. Però oggi l'importante è ripristinare una condizione ovviamente di decoro e di funzionalità dell'impianto. Ecco, su questo insieme al collega Rispoli ci siamo attivati, siamo felici insomma di poter procedere in maniera spedita. Tra gli obiettivi quello di ridare un luogo e uno spazio di aggregazione per i giovani e per le famiglie. Sono previsti interventi di riqualificazione dell'intera area, del rifacimento del campo di calcio a 5, l'abbattimento degli spogliatoi e dell'ex ristorante. Sicuramente entro la fine dell'anno inizieranno i lavori. Una volta consegnati i lavori, i tempi di lavori sono 150 giorni, quindi speriamo che in primavera del 2023 sarà pronto e fruibile. La tua società unica di trasporto pubblico abruzzese ha presentato oggi nella sede di Largo Rione a Pescara il nuovo sistema di CRM. Essere sempre più vicini alla clientela, alle esigenze della clientela di tua, rientra anche in questo obiettivo il nuovo sistema che avete presentato questa mattina in conferenza stampa? Assolutamente sì, il CRM è un sistema di controllo e verifica che ha l'obiettivo di avvicinare sempre di più l'utenza all'azienda, quindi attraverso questi sistemi noi ci apriamo molto di più all'ascolto e canalizziamo e processiamo tutte quelle istanze che vengono
inviate nella nostra azienda per poter analizzare ed essere più tempestivi nella risoluzione dei vari problemi che ci si presentano quotidianamente. Dicevo in conferenza stampa, la digitalizzazione non è una cosa del futuro ma è il presente. È verissimo, noi siamo già obbligati ad accelerare questo processo perché la digitalizzazione è già nel presente, le aziende di trasporti in particolare la devono adottare, devono seguire certi percorsi perché solo facendo così noi possiamo ottimizzare la nostra gestione, analizzare meglio le problematiche, allocare meglio le risorse ma soprattutto essere più precisi a gestire il particolare. Qui gestiamo quotidianamente tantissime corse, tante sono le cose che ci vengono rappresentate ogni giorno, è importante analizzare in maniera puntuale tutti i processi, ma soprattutto processare queste dinamiche, altrimenti si disperde ricchezza, cioè l'informazione. Avete anche presentato un nuovo numero a cui rivolgersi per quanto concerne la clientela? Sì, c'è un numero verde nuovo, ma nel frattempo vengono mantenuti anche tutti gli strumenti tradizionali, l'utente da domani potrà rapportarsi con Tua attraverso diversi canali che rispecchiano le esigenze di tutti, dai più tradizionali ai più innovativi, penso ai giovani, quindi stiamo fornendo uno strumento che permette di allargare la capacità di comunicazione nostra nei confronti del cliente. Per chi è rimasto legato a strumenti più tradizionali tipo il telefono, per esempio, c'è ancora la possibilità di contattare. La cosa che cambierà da domani è che tutte queste informazioni, anche se arrivassero attraverso l'email, vengono canalizzate in un unico circuito. Nel pomeriggio di domani, venerdì 11 novembre, nella sala dell'Arca di Teramo si terrà un incontro dal titolo Un caffè per te, destinato alle persone affette da Alzheimer e alle loro famiglie. L'iniziativa è curata dall'associazione Caleidoscopio, intanto la ASL di Teramo ha deciso di realizzare un centro Alzheimer nella struttura di Bivio Bellocchio. Vediamo. Arriva a Teramo Un caffè per te, progetto ideato dall'associazione Caleidoscopio in favore delle persone con Alzheimer e delle loro famiglie. Un primo incontro gratuito ed aperto a tutti gli interessati avrà luogo venerdì prossimo dalle ore 17 alle 19 nei saloni dell'Arca in Largo San Matteo a Teramo. La conoscenza di una malattia tanto complessa come la demenza, spiega Irene Ammazzalorso, presidente di Caleidoscopio, permette alla persona di affrontarla al meglio e sentirsi più sicura. Questo è uno degli obiettivi dell'Alzheimer Caffè, oltre a combattere lo stigma che circonda questa patologia che porta spesso all'autoisolamento sia da parte della persona con demenza che del suo familiare. Nel corso dell'appuntamento le psicologhe dell'associazione cercheranno di rispondere a tante delle domande che vengono poste spesso dai familiari. Le più frequenti riguardano i segnali da non sottovalutare per una diagnosi precoce, l'evoluzione dei disturbi cognitivi, i passi da fare dopo aver ricevuto la diagnosi di demenza e i trattamenti in grado di rallentare il declino cognitivo. L'iniziativa Un caffè con te è sostenuta dalla Fondazione Tercas e dal Comune di Teramo. Intanto anche a livello sanitario qualcosa sull'Alzheimer si muove. L'ASL di Teramo ha infatti deciso di realizzare un centro Alzheimer nella struttura di Bivio Bellocchio Giulianova. Il manager Maurizio Di Giosia ritiene fondamentale questo progetto per evitare la mobilità passiva che porta molti teramani a curarsi in altre regioni. L'edificio di Bivio Bellocchio è stato negli ultimi 2 anni punto di riferimento come centro Covid per i malati in via di guarigione ed ora l'azienda teramana lo destina ancora una volta ad essere struttura preziosa per i più fragili. Il servizio è stato curato per noi da Tania Bonnici Castelli. Noi torniamo a Chieti dove è tutto pronto per la 13ª edizione di Choco Festival, una dolce esperienza per grandi e soprattutto bambini. Chieti, capitale del cioccolato per 3 giorni. Torna Choco Festival che animerà il centro storico da venerdì 11 a domenica 13 novembre. Tra stand, esposizioni, specialità da tutta Italia, spettacoli e attività per i più piccoli. L'iniziativa, la 13ª edizione, è promossa da Confartigianato Chieti L'Aquila con il contributo della Camera di Commercio Chieti Pescara e il patrocinio del Comune di Chieti. Corso Marruccino si trasformerà in un'enorme pasticceria all'aperto con vetrine tematiche sulla cioccolata. L'evento 2022
sarà ricco di sorprese e riservato alle migliori aziende del settore. Ormai un'esperienza consolidata, quella che facciamo sulla città, devo dire che ogni anno la riuscita è straordinaria e anche quest'anno le aspettative sono ottime per far brillare la città di Chieti. Tante le attività collaterali, show cooking col campione del mondo di pasticceria 2021 e percorsi di degustazione abbinamento vino-cioccolato in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier Abruzzo. Non mancheranno attività per i bambini con i laboratori, mani in pasta e la musica con eventi live itinerari nel centro storico. Sabato rock, jazz e un DJ set fino a notte, iniziative che daranno vita a una vera e propria notte bianca del cioccolato. Che quest'anno abbiamo preferito una location completamente all'aperto per far vivere l'intera città con dei gruppi musicali sabato sera e con la speranza che la città sia viva fino a notte fonda. I bambini hanno sempre un occhio di attenzione da parte nostra, quindi abbiamo dei laboratori mani in pasta per i bambini e poi alla bottega d'arte della Camera di Commercio abbiamo degli show cooking con il campione del mondo di pasticceria 2021 Lorenzo Puca, Federico Anzellotti che è il nostro conterraneo e anche un pizzaiolo di Riva Teatina che farà una dimostrazione con le pizze. Siamo ora allo sport, fattore decisivo domenica scorsa nel successo del Pescara contro la Gelbison. L'attaccante biancazzurro Marco Delle Monache descrive il momento della squadra e quello personale. Inoltre il giovane talento crede nella rimonta sul Catanzaro capolista. Marco, che soddisfazione procurarsi un rigore che ha portato al gol del vantaggio con la Gelbison, un episodio che ha deciso in positivo la partita, una partita difficile per voi nel turno passato. È un'emozione unica perché entrando e procurando quel rigore è cambiata la partita, perché se non avessimo procurato il rigore la partita sarebbe potuta pure finire sullo 0-0, quindi è stato, cioè, meno male. Tu e Aristide Colai avete cambiato la storia di Pescara Gelbison in quei 5 minuti finali con il rigore poi trasformato da Tommaso Cancellotti e proprio la rete di Colai. Sì, perché penso che servivano dei giocatori che puntavano continuamente all'uomo e creavano superiorità numerica, andavano sull'uno contro uno e quindi penso che Colai e io, avendo quelle caratteristiche, ci siamo fatti trovare molto, molto pronti. Sei stato bravo nell'azione del rigore ad indurre il giocatore della Gelbison a commettere fallo, ad ostacolarti. Sì, me lo sono cercato, anche prima di entrare ho pensato che una cosa che poteva dare vantaggio alla squadra era procurarsi un rigore o qualcosa del genere, così è stato. Una vittoria importante per voi? Molto, molto importante. Ora c'è il Messina, domenica prossima, un'altra squadra che verrà a Pescara probabilmente per cercare il pareggio, che non verrà ad attaccare in maniera scriteriata. Noi penso che ci faremo trovare sicuramente pronti perché siamo una squadra molto affiatata, in questo momento siamo molto euforici perché veniamo da una grande vittoria di sofferenza e quindi siamo ancora più contenti e penso che ci faremo trovare sicuramente pronti e la squadra è molto su col morale e i giocatori nella squadra non c'è gelosia, non c'è concorrenza, siamo tutti molto uniti e quindi questo è il nostro punto di forza, il gruppo è molto unito. Un gruppo unito e c'è anche un allenatore che vi rende le cose molto più semplici. Sì, il mister è una grandissima persona, e allena molto bene e niente, ti dà carica e questo è un grande vantaggio per una squadra. Che stagione è questa per Marco Delle Monache? Non stai giocando sempre, ma quando Colombo ti chiama tu cerchi sempre di dare il massimo, come è accaduto domenica scorsa. È per forza, perché sono molto giovane e quindi devo mettermi sempre in mostra, devo stare sempre con i piedi per terra, devo sempre dare il massimo e niente, se voglio crescere questa è la strada. Speri di ricavarti un posto, uno spazio nella gara di domenica con il Messina? Certo, ovviamente, in ogni partita spero di scendere in campo al primo minuto, ma il mister fa delle scelte e le scelte vanno rispettate, il mister non si critica mai perché è giusto quello che lui comanda, lui decide chi fa scendere in campo e poi bisogna farsi trovare pronti nel momento giusto. Domenica prossima il Messina, poi ci sarà il posticipo con la Turris e poi la gara con il Catanzaro, credete nell'aggancio alla capolista? Certo, noi siamo molto fiduciosi noi e quindi ce la faremo.
Dopo l'esonero ufficiale di Cotta, in casa Chieti non c'è ancora il nome del sostituto, inoltre anche Sgherri ha declinato l'invito a proseguire con la prima squadra, una situazione paradossale considerando il percorso positivo dei neroverdi finora in campionato e la tifoseria organizzata non ci sta. Jacopo Forcella. Ancora nulla di fatto in casa Chieti sulla vicenda allenatore, che nelle ultime ore vede anche il passo indietro di Stefano Sgherri, che ha detto no alla prosecuzione dell'esperienza in prima squadra, alla quale era stato chiamato dalla dirigenza nel momento in cui Corrado Cotta aveva ricevuto comunicazione formale dell'esonero. Ora che l'ex allenatore è ufficialmente appunto un ex e che il sostituto che era stato individuato, ovvero Marco Tosi, ha declinato l'offerta per prenderne il posto e che Sgherri ha fatto sapere di non voler prendere le redini del Chieti, come si uscirà da una situazione del genere? Chiaramente va individuato qualcuno in tempi rapidissimi, perché tra 4 giorni i neroverdi saranno di scena al Trastevere Stadium contro la vice capolista del raggruppamento, impegno già complicato di suo, senza gli scossoni di una settimana che rischia di portare con sé strascichi ancora superiori. Il gruppo in questo momento si allena agli ordini del preparatore atletico, ci sono di fatto due proprietà che avevano deciso di arrivare gradualmente a modificare i rapporti di forza nelle quote, ma che sulla questione esonero hanno avuto bisogno di tempo per arrivare alla decisione univoca. Il paradosso tutto sommato è che l'organico, benché bisognoso di rinforzi in parecchie zone del campo, ha comunque 14 punti in classifica e ha finora fatto un percorso positivo in campionato, partendo molto bene con una brusca frenata in mezzo prima della ripartenza, un cammino però coerente con quelli che sono i valori di una squadra che ha e continua ad avere come obiettivo quello della permanenza in categoria, da provare a rincorrere anche e soprattutto con l'aiuto di qualche innesto che Cotta anche nelle ultime conferenze aveva continuato a richiedere. Penso che la cosa che abbia irritato il dottor Serra, da quanto ho capito e da quanto ha dichiarato, la conferenza fatta dopo Pineto, perché lui ha molto rispetto di questi ragazzi, sicuramente per giudicare come mister Cotta stava giudicando è stato, se posso, un errore, perché noi abbiamo ancora alcuni ragazzi che in campo non sono scesi, quindi a prescindere da quello che si dice, per dare un giudizio bisogna aspettare per valutare. Non è che stiamo andando così, siamo a 4 punti, voglio dire, da realtà molto 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 importanti e che programmano da anni, e poi non è una scusante, io chiedo scusa se faccio degli errori, ma ripeto, noi siamo arrivati qua il 1° di agosto. Se ho sbagliato qualcosa chiedo scusa, ma lo faccio sempre senza avere delle colpe né io né la mia proprietà. Sicuramente siamo persone che amiamo il calcio e in questo momento vogliamo dare soddisfazione a Chieti, questa è la verità. Una situazione quantomeno particolare che ha fatto scattare la rabbia della tifoseria organizzata, soprattutto i Maidomi 89, che con un post su Facebook hanno confermato come la pazienza sia finita. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, si legge, è l'esonero di un allenatore avvenuto dopo una vittoria, dopo aver collezionato 14 punti con una squadra piuttosto incompleta. Non siamo mai entrati in questioni tecniche che non ci competono, ma sappiamo, e non siamo così creduloni da credere a quello che dichiara pubblicamente Serra, che le colpe che imputa alla gestione tecnica sono extracalcistiche. Una società seria e competente avrebbe dovuto risolverle e non esonerare chi fino ad ora aveva fatto un miracolo con il materiale a disposizione. Avrebbe dovuto invece mettere a disposizione della squadra e dello staff tecnico tutte le risorse possibili per lavorare al meglio. E invece succede puntualmente e giornalmente il contrario. Chieti non merita questo e non lo merita chi ogni domenica deve scendere in campo per onorare la gloriosa maglia nero-verde. Sul banco degli imputati un po' tutti, da Mergiotti, che si legge ancora continua a firmare documenti a nome della Chieti Calcio, a Trevisan, principale colpevole per aver ceduto la società a persone, continua la lunga nota, che hanno atteggiamenti che offendono e danneggiano la storia centenaria del Chieti e della città. I servizi che avete visto a breve saranno disponibili sul nostro canale social YouTube o al sito www.tv6.it, mentre l'informazione torna alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.